motivo maggiore di vanto, nel senso che si è spento all'età di 83 anni Antonio Battaglia, stimato notaio e per anni presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila. Con l'allora direttore Rinaldo Tordera ha condiviso gli anni importanti, da quelli buli sino alla rinascita, che ne hanno fatto una banca del territorio e per il territorio, prima della nascita della fusione con Biper. Persona garbata, sensibile, sempre attiva, un signore d'altri tempi il notaio Battaglia, professionista e uomo di cultura, sensibile verso le iniziative culturali e sportive della città, che con l'istituto sempre sponsorizzato. Se ne va un altro pezzo di città importante, un uomo d'altri tempi, un compagno di lavoro straordinario, così lo ha voluto ricordare il direttore Tordera, che ha condiviso una cospicua parte di percorso con lui in banca. I funerali si terranno domani mattina a San Bernardino alle 10:30. Lì la comunità aquilana potrà salutarlo.